la Juventus, la Lazio. Un saluto da Fabio Caressa con me per il racconto di questa partita. Ci sarà Luca Marchegiani. E ora si fa sul serio, si parte. Marchisio, Dicksteiner, Tevez prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Arriva nella tre quarti avversaria. Lose cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Riceve in zona pericolosa. Un passaggio filtrante da manuale. Ha mostrato grande precisione e visione di gioco. Pogba, Vidal, Matri, Evra. Continua ad andare, palla a piede. Pallone in mezzo. Bruno Pererigna. Possesso di palla ma solitario. Mauri. Attenzione! Conclusione! Il portiere la stava combinando grossa. La Juventus finora non ha mai tirato in porta. Christian Ledesma. La gioca lunga. E trova il compagno. Buon lancio. Lose. Pererigna. Mauri cerca il passaggio in profondità e colpisce il palo. Un'ottima opportunità che poteva anche portare al gol. Palo veramente sfortunato, non è entrata. Christian Ledesma. Parolo. Candreva. Prova il filtrante. Da lì può segnare. Palla dentro, c'è il gol! Anche se il pubblico si lamenta, è stata una decisione presa in maniera corretta, secondo me. Forse un po' in ritardo, però la decisione... Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Partita deludente, praticamente nessuna conclusione. Sicuramente merito alle difese, ma anche poca capacità di creare azioni pericolose. Inizia adesso il secondo tempo. Costringe l'avversario al fallo. Brutto l'intervento, adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Cambio, vedo già un giocatore pronto a entrare lì a bordo campo. Si sono dati molto da fare, ma finora non sono riusciti ad andare in gol. Vediamo se con questo cambio riusciranno a sbloccare la partita. Pallone verso l'area di rigore, ma nessuno è riuscito ad arrivare. Vuole la profondità. Grande movimento nello spazio. Forse questa era l'ultima occasione per andare in vantaggio. Parolo prova la giocata in profondità. Guadagna metri. Biglia. E finisce anche il secondo tempo. Situazione che rimane in equilibrio. Andiamo ai supplementari. Nessuna squadra è riuscita a far gol. Alla fine è prevalsa la paura di perdere. Si chiude qui, ma siamo ancora in equilibrio. Altri 30 minuti da giocare e si parte. Evra. Pogba. E trova bene il compagno. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Basta. Si è ritrovato la palla addosso, ma l'importante in queste situazioni è avere il piazzamento giusto.
fallo è anche piuttosto evidente per la verità. Arbitro che si avvicina al giocatore, con il calcio di punizione arriva ovviamente anche il cartellino giallo. Parolo. Basta. Parolo. Zana. Biglia. Ecco il fischio dell'arbitro, finisce il primo supplementare. La tensione è altissima. Vediamo se basteranno questi 15 minuti finali o se si andrà ai calci di rigore. Costringe l'avversario al fallo. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Giallo, è giallo. Sana. Bruno Pererigna. Keita. Non può sbagliare. Attenzione. Usa la sua forza fisica per strappargli la palla. Arriva il fischio dell'arbitro, non c'è più tempo. Calci di rigore. Nessuna delle due squadre ha saputo mettere dentro il pallone. Ora tutto si deciderà ai calci di rigore. Il fischietto serve la tecnica ovviamente, ma soprattutto servono freddezza, lucidità, tranquillità. È in momenti come questo che si gioca la carriera di un calciatore. Alle spalle del portiere. Ha spiazzato il portiere con una finta. Così si calciano i rigori. Intervento pazzesco del portiere, ma che fa oggi? Questo è un calcio di rigore fondamentale. Potrebbe dare un vantaggio pesantissimo alla squadra. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto. Il portiere non è riuscito a deviare. Devono assolutamente reagire, non hanno alternative. Adesso l'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione, e lui ce l'ha avuta. Se segna da un grande vantaggio la squadra, un doppio vantaggio, e a quel punto sarebbe davvero rassicurante. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. Sistema la palla con cura sul dischetto. Sono sotto di due gol. Devono segnare questo rigore per cercare di riaprire la partita. Perfetta esecuzione sulla destra. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta.
questo è un calcio di rigore fondamentale, potrebbe dare un vantaggio pesantissimo alla squadra. Piazzato bene nell'angolo destro, ha tenuto i nervi saldi, questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. E qui si giocano tutto, per tenere in vita la squadra deve segnare. Devono assolutamente reagire, non hanno alternative. Adesso c'è il gol, i tifosi fanno bene a crederci ancora. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. Si segna da un grande vantaggio la squadra, un doppio vantaggio. E a quel punto sarebbe davvero rassicurante. È finita, straordinario, porta la sua squadra alla vittoria. Una partita durissima, in grande equilibrio, e alla fine ha vinto chi ha avuto il sangue più freddo. I rigori non sono una questione di fortuna, di averne in abbondanza. Siamo giunti al termine di questa bella serata di calcio. Un saluto da Fabio Chiaressa e Luca Marcheggiani.